eccoci. Allora, dovevamo difendere questo Autun. Non dovrebbero esserci grossi problemi, ma dovrebbe essere una battaglia piuttosto lunga e interessante, credo. Se non altro perché ci troviamo contro due eserciti e mezzo, una cosa del genere. Anche se comunque non sono una buona unità, voglio dire. Ok, allora il primo esercito arriva da qui. E come al solito possiamo tappare un ingresso che sarà questo qua. Si direi che ci mettiamo sopra. Sembra un casino. Gli schermagliatori. Ah. E probabilmente anche lì qui un paio di lanci, giusto per avere un minimo di protezione nel caso dovessero. No, va. Mettiamoli direttamente qua indietro. Nel caso dovessero passare, ma insomma non credo. Più che altro in altre posizioni queste lance qui non servono comunque molto, quindi. Tanto vale che le tengo qua. Poi, allora. Questi qua potrebbero invece essere utili perché hanno danni penetranti, quindi ci potrebbero appunto tornare utili contro le loro fanterie, anche se non credo che abbiano un sacco di armatura. Infatti non ne hanno, quindi non mi serviranno quasi a nulla. Cioè, a parte questi qua, non neanche loro. Però hanno danni penetranti questi qua. Fortunatamente le nostre spade no. Cioè, fortunatamente, insomma. Il fatto che non abbiano danni penetranti non è un grosso problema in questo caso. Gli arcieri li mettiamo un po'. Lui non ha molti tiratori, comunque. Se non sto facendo un. Cioè. Non ha molto senso quello che sto facendo, però. Che qua li ho messi tutti. Tutti alla. Beh. Siamo così. Teoricamente è meglio se li allarghi un pochino, perché almeno. Se hanno dei tiratori avversari non riescono a. Cioè, è più difficile che riescano a colpirti, no? Però. Probabilmente converrà metterne un altro qua. Così e basta. Sì, è un casino, eh. Oh. Proviamo a vedere fare uno alla volta. Vabbè, meglio di prima lo è. Tutti i tiratori, beh, anche questo qua in realtà. No, non è Warhammer, quindi non hanno la modalità difensiva, quindi niente. Il problema qui adesso c'è con le cavallerie, perché non so come fare per assicurarmi che non vengano eliminate. Probabilmente le mettiamo qua, se dovessero esserci un esercito da qua, li facciamo scappare, altrimenti le piazziamo lì. Perché con altri due eserciti che entrano, ovviamente non so da che parte arriveranno. Poi abbiamo due artiglierie. Lui non ne ha, ne piazziamo probabilmente una. Qui. E l'altra per il momento la piazziamo qua, poi vediamo. Magari è meglio qui. Perché se non altro è più vicino, diciamo, per arrivare da questa parte qua, invece che. Cioè per dover. Se dovessi spostare da questo lato. Perché da qua devo fare comunque tutto il giro. Lì hanno un sacco di cavallerie.
contro un degli spadaccini in muro di scudi, le sue cavallerie non dovrebbero riuscire a fare un granché. Ecco, non dovrebbero. Ce ne sono abbastanza sicuro, voglio dire. Però c'è anche da dire che qui è molto più stretto, mentre qui è molto più ampio, quindi effettivamente qua, vero, una prima linea di lance è probabilmente la scelta migliore. E ci mettiamo dietro due unità di spadaccini in muro di scudi, pronti ad entrare a rinforzare. Le altre unità di guardie le teniamo probabilmente sì qua in mezzo per avercele insomma in posizione nel caso dovessi spostarle. Qua ce ne mettiamo un altro. Questi ultimi tre li piazziamo probabilmente qui così. Probabilmente conviene cercare di allungare il più possibile in modo che se dovesse avere dei tiratori è molto più, cioè diciamo i miei fianchi sono molto meno scoperti, diciamo. Il retro è scoperto però facciamo l'esempio, no? Diciamo se avessi una formazione di questo tipo ho i fianchi enormi, l'unica parte protetta è minuscola, no? Mentre se cerco di allargarlo il più possibile quello non succede. Dovrei aver sistemato tutto? Sì, le asce le tengo qua perché potrebbero servirmi, non lo so. Muro di scudi anche loro, il generale lo tengo qui. No, una cosa che devo fare è questo. Forzi nemici sono arrivati. Ok, arriva da qua proprio. Cosa stai tirando? Ok, va bene. Però questo qua non serve più a niente di lì. A meno che non arrivo qualcuno di lì, però non lo so. Prima che stare attento a non dare fuoco alla mia. C'è la mia città da solo. Rinforzi arrivano da di là. I miei cavalieri dovrebbero essere però nascoste. Magari. Le parole mie, meglio che non le sposte. Ne ho anche un'altra che non ho spostato. Lì sto facendo un sacco di danni perché sono tutti ammucchiati. Teoricamente se faccio Alt tasto destro dovrei poter mirare ad un'area. Sembrerebbe che sia così. Ho
controllato, ovviamente. Cioè, non è che ho controllato. Era una delle... uno di quei consigli durante il caricamento. Prima fare così. Il nemico ha radunato le sue unità. Vedo nel microcavalleria, no. Il nemico ha scoperto le nostre truppe nascoste. Riusciamo a fregarli qua? O conviene spostarci? C'è una cavalleria che sta arrivando. Quanta velocità? 67, quindi dovrei riuscire a scappare. Qui non è male neanche tirare qua dentro. Principalmente per colpa nostra, però. Pensando di fermarlo questo qua, perché non è che non ho molte possibilità di tiro, almeno non decenti.
unità nemiche si sono radunate e stanno tornando in battaglia. Qui avendo anche delle lance, ovviamente, non riescono a fare nulla. Mettiamo il tiro normale. Perché non so bene che cosa dovranno affrontare da lì. Andiamo avanti questo qua. Dove sono le mie due spade? Questo non è proprio il massimo perché sto inseguendo. Questi qua dovrebbero tirare comunque, no? Perché diavolo? Vabbè, l'hanno mandato in fuga. Però ho perso un sacco di cavalli così per sport. Le sue unità. 94 uccisioni, buono. Tu non so perché non sei la guarnigione, ecco perché. Non dovrei caricare le lance, ma voglio soltanto eliminarle. Ok, facciamo. Tiri qui. Questi qua saranno stanchi, immagino. Sì, qui dovrei guardarci ogni tanto, eh.
nostri mezzi senza fare stupidaggini come questa. Perché stai caricando? Forse perché l'ho mandato in... non lo so. Che mi stanno tirando su questi. Sembra che tutti passino da qua, più o meno. Cavalieri ce ne sono ancora tanti, sì. Tu vieni qua così. Tu sei in muro di scudi. Tu sei in muro di scudi. Tirala in mezzo, per favore. Oh. Quello dovrebbe aver fatto un po' di danni. Qui non ho fatto in tempo a metterlo in formazione, però va bene. Finiamo qua a questo punto. Un'unità ha esaurito le munizioni e non può più far fuoco. Abbiamo altri tiratori che possiamo mandare in giro? Abbiamo questi qua. Tanto vale portarli qua avanti. Qui abbiamo bisogno delle cavallerie adesso. Cioè dobbiamo eliminare un po' di quei tiratori. I ratigli hanno fatto un ottimo lavoro comunque. Anche perché il danno in realtà è più alto di questo qui. Perché non tante... cioè... sono abbastanza sicuro che non calcolino il lo splash damage, quello d'area. Visto che questo qua l'ho tirato fuori, approfittiamone. Tu perché non stai andando qua? Il nostro generale è sotto attacco, tenetelo in vita!
tipo è quello che non importa niente a nessuno, sostanzialmente. Porto indietro perché voglio usarlo per bloccare la carica. Poi però devo avere i cavalieri di Gastaldo abbastanza vicini. Oh no, c'è... tutta una stupidaggine. Via. Troppe cavallerie ancora. Non avevo visto tutte quelle lì. Una delle nostre unità non può più far fuoco. Fino ai tiratori dovrebbero essere tutti. Per aver tutti finito le munizioni. Non ho capito perché tu non vai ad attaccare, anche se ti ho detto di andare ad attaccare. I nostri uomini sono distrutti e fuggono per salvarsi la pelle. Stanno rischiando di entrare, quindi... Strano, questo qua sta perdendo. Sì, è molto a rischio dov'è, perché basta che questi qua mi carichino alle spalle ed è andato, però. Tu non l'avevi caricato. Uno lo lasciamo qua. L'altro va lì. Porterei questi qua dentro, ma ci sono ancora quei due lì. Beh, teoricamente li batto, però. Vabbè. E qui hanno finito praticamente tutto. Cioè, non hanno più fanterie, quindi cosa abbastanza importante, quelli che non sono in formazione vadano in formazione. Intanto che porto qua le cavallerie. Comunque abbiamo vinto, beh, come, insomma, era abbastanza prevedibile, voglio dire. Ho usato tutte le munizioni a disposizione.
Qui dovremmo vincerla. Se non altro perché le mie cavallerie sono riposate a differenza delle sue. Qui mandiamoci questo qua per velocizzare. Lì mandiamoci, mi sa, il generale sempre per velocizzare. Allora, vediamo. Seguiamo un po' di gente. La vittoria è tua. Con cavalleria no, però. Quello nagro. Dobbiamo eliminare. Per comodità più che per altro, però. Se effettivamente ci abbiamo perso un po' di tempo per fare sta battaglia, ma era, insomma, come dire, piuttosto prevedibile la cosa, non è che. Diciamo che non mi stupisce, ecco. Abbiamo un po' distrutto il nostro insediamento. Ma effettivamente le artiglierie in Age of Charlemagne sono 10.000 volte più utili che nel gioco normale. Perché abbiamo fatto 70 e 79. Anche se in realtà, come ho già detto, sono di più. Lì è praticamente finito, dai. Cinquecento perdite noi, 3.469 loro. Ed effettivamente, anche gli arcieri hanno fatto un casino. Semplicemente perché, a differenza del solito, hanno avuto modo di bersagliare, no? Tendenzialmente non riescono, non hanno mai il tempo di farlo. Vabbè, poi anche ovviamente le spade, voglio dire, le cavallerie meno del solito perché appunto in assedio si usano meno. Le lance hanno fatto quello che dovevano fare, semplicemente per eliminare le 1000.000 cavallerie che hanno. Abbiamo eliminato seriamente il primo, gli altri molto meno. Però dovremmo riuscire a inseguirne qualcuno. Possibilmente questi due, poi vediamo. Perché questo qua vorrei proprio eliminarlo. Mi assedia ma non mi attacca. Io lo lascio assediare. La spinta. Ok, allora posso. Sì. I'm afraid we cannot. For God himself. Make haste, men. E questa qua è una brutta botta perché sono ridotte male, ma sono tante.
Adesso tecnicamente non posso tornare indietro, però voglio dire. Sì, non riescono comunque a passare, anche se dovessero provarci. A questo punto la stradonata la teniamo, perché non si sa mai che mi attacchino di nuovo. Ci dà comunque un po' di guarnigione in più. Tu niente, stavi andando per questo robo qua, quindi... Poi avevamo... Qui adesso devi andare a prendere Basilea. C'è un esercito a Basilea, forse sì. Però mi sa che non riesco ad andarlo a prendere. Non è un buon esercito, però insomma è una città... Non so neanche quanto durerebbe un assedio qui. C'è un altro esercito. Non riesco ad arrivare in tempo. Voglio dire, a parte che non credo neanche che vadano avanti con quell'assedio lì, però. Appunto. Che altro romperanno le scatole. Sì, qui una volta che avrebbe preso l'addestramento militare al massimo non serve più niente. Non so cosa serva più astuzia, però. Spero che non arrivino su da qua, perché altrimenti mi romperebbero parecchio le scatole. E spero che loro provino ad attaccarmi. Anche se questo qua è il mio esercito messo peggio. Non ho neanche soldi. Probabilmente perché ho già speso per riparare quello lì. Diamo un'occhiata alla diplomazia. Anche se non credo di poter fare molto. No, appunto. La gente che mi... Che diciamo così. Che non mi odia, più o meno, sta già commerciando con me. Si può commerciare. Vediamo qua. Finiamo il turno. Questo qua è quello in Friuli, sì. Quindi devo aumentare la sua roba per la religione. Mi sa, credo che di averlo già fatto. Perché qui comunque è già al massimo. E qui è già al massimo. Quindi prendiamo la giustizia. Zero non sarebbe male. Perché a un certo punto in poi aumenta la velocità di movimento. Abbiamo delle province che hanno problemi? No. Cioè sì, in realtà, qui... No, comunque adesso è in positivo. L'Aquitania orientale, che è... Questa qua, immagino. Cioè, meno 15, perché comunque abbiano, cioè, stanno semidistruggendo, insomma. Vediamo cosa fanno. Spero che escano, che se ne vadano da Basilea, e forse l'hanno fatto. Cioè, sono usciti dalla città. Non è sufficiente, però. Il fatto è che adesso qui in Germania / Francia siamo. Abbiamo troppi pochi eserciti per andare su, quindi. Bavaria si è ripreso il territorio lì.
sono qui. Non abbiamo problemi di cibo. Però avere dell'altro cibo non farebbe male, perché abbiamo anche la sanità. Beh, però facciamo la roba per i tessuti. Dov'è? Soprattutto c'è? Qui. Dovrebbe... No, ce l'ho già la stoffa. Lo facciamo così. Perché almeno ci permette di espandere la linea principale degli edifici. Non vorrei che mi prendessero di sprovvisto, diciamo, mentre mi sto muovendo a marcia forzata. Anche perché non è che... cioè, è un esercito molto migliore di quello dei Franchi, voglio dire. Anche se ha paura come pochi, però... il comporto cristiano e scomunica. Sì, no, qui dobbiamo aspettare, purtroppo. Aspettare che questi qua arrivino su. Dopo aver probabilmente eliminato Nizza, però. Abbiamo problemi di religione da qualche parte? Vabbè, intanto prima controlliamo qua. Sì, ci sono delle province che sono incacchiate, però non, niente di che. Da qualche parte... qui. Sì, non sembrano esserci grossi problemi, comunque. C'è tengrismo qui, per qualche motivo. Non capisco perché è rosso. Boh, vabbè. Possiamo espandere qualche cosa? Non credo di poter fare quello, no. Poi possiamo far così. Che se... dovrebbe essere a posto, è a posto. Sì, potevo spostare di più la spia, effettivamente. Vabbè. Ah! Ma non sono più in guerra con Cordova. Londra cos'è? Merciani. Vabbè, quindi ci sarà sopra la merce. Dobbiamo... non so se avevano preso il Galles, già. Cosa andare prima un attimo in Galles a vedere. So cosa costruirei qua, ma vediamo. Questo qua non serve assolutamente più a niente. Devo convertirla ad una città. Oh, no, c'è una stupidaggine perché c'è già l'ospizio. Se lo converto, l'ospizio rimane, probabilmente sì. Però non voglio rischiare. Abbiamo la viti, sì. Facciamo un vigneto allora. Fattoria, ok. Qui. Non ho... mi manca un'unità. Potrei aspettare un turno, ma se aspetto un turno è anche abbastanza rischioso. Domanda. La Provenza è in guerra ancora con Cordova? Sì. Allora, perché Cordova? Probabilmente perché Cordova non ci arriva più fin lì. Teoricamente sì. Allora, valutiamo. La cosa da fare adesso è attaccare.
che non so. Vabbè, prima di tutto, c'è una cosa qua. Ho rinforzi dal mare? Forse sì, forse no. Probabilmente. Temo di no. Prima cosa da fare. Portiamo questo qua qui. E proviamo ad attaccarli. Però voglio farlo nel prossimo. Cioè, nel prossimo turno. Quando ho finito di fare, diciamo così, alla fine del turno, ecco. Perché se dobbiamo combatterla, cioè se dobbiamo combatterla, come presumo che dovremmo combatterla, insomma rischia di finire male, nel senso. Pitti fino a qua. La madonna. La faccia degli scozzesi. Che mi odiano. Perché? Perché sono in guerra con i franchi, ok, però. Una avversione religiosa, semplicemente. Questi qua sono contenti perché giustamente gli scozzesi sono molto religiosi. Alt Clut non l'ho mai sentito in vita mia. My time is better spent feasting and hunting than listening. So be quick with your chattering. Vogliono commerciare, commerciamo. Regno del Kent, per caso, visto che mi odiate. O quantomeno anche se mi odiate. I regni dei Pitti arrivano fin qua, però non hanno un singolo porto. Ducato di Bavaria, avevamo dei rapporti decenti, però. Greetings in the name of the state and... Ma l'ho di Bavaria perché mi odia? Perché la religione non è, cioè non è roba da poco. Siete in buoni rapporti con gli avari, perché vi lamentate? Per i separatisti posso anche dargli ragione, però. Ok, non credo di poter fare molto altro. Abbiamo ancora qualche soldo, ma anche lì dubito di poter fare molto. Qui non mi sembra. No, tra l'altro li hanno anche riportati dentro, ma non. Mi sembra comunque il caso di andare ad attaccare, anche se sono fuori. Anche se fossero fuori, diciamo. Potenziamo chi è da potenziare. Forse qua come non metà l'astuzia, se la visuale si applica anche all'esercito, non lo so. Ok. Direi che vediamo se possiamo combattere questa qua, o comunque vediamo di arrivare ad una situazione dove riusciamo a fare una battaglia. Cioè, io non vado a rinforzare, però. Sono troppo lontano? Sì, non è quello che devo fare. Più vicino di così, che cosa posso fare? Allora, se io l'attacco... Non ho rinforzi dal mare. Perché la città è giustamente sotto assedio. I spadaccini dovrebbero essere migliori dei suoi. Comunque molto brutta come situazione. Devo lasciar perdere Nizza. Se io esco dalla città, posso andare ad aiutare?
Qui rischiamo di perdere un esercito. E poi ci si riesco. Allora, il fatto è anche questo, che se io questo esercito qua o lascia perdere la città oppure mi viene di, cioè o lascia perdere la città e mi viene dietro, oppure una volta che prende Nizza non può spostarsi. Questo qua invece può farlo. Se io mi metto qua e lui mi dovesse attaccare con questo qua, avrebbe rinforzi dalla città di Nizza, quindi questo qua potrebbe aiutarlo. E mi troverò ad affrontare anche questo esercito qua. Che è un buon esercito. Cioè, non ha artiglierie, ma a parte quello. Ho sempre rinforzi della città. Non ha senso mettersi così. Proviamo a far così. Vedere se... No. Eh no, rischio di perdere questo esercito qua. Se non lo perdo... No, ma non so neanche se riesco a tenere una città con soltanto quegli uomini lì. Cioè, difendere inizia soltanto con la flotta. No. Non ho neanche lance. Proviamo ad allontanarci e basta. Poi, con questi due eserciti, inizia riesco a prenderla. Però, bisogna vedere se questo qua si salva. E a questo punto conviene cominciare a reclutare un altro. Non so come andrà a finire. Non esiste secondo me che da Nizza non potevo attaccare questo qua con il rinforzo del mio esercito, però purtroppo è così, quindi ci possiamo far poco. Finiamo il turno. Vediamo più che altro cosa succede. Girano ovviamente le scatole, perde un esercito, però... Possiamo anche chiedere la pace, tecnicamente. Tre eserciti. Adesso ho rinforzi della città. Se si attacco io no, ma se attaccano loro sì. Che ridicolo che... Non posso neanche rifiutarmi di aiutare. Oh, la Madonna. Non posso combatterla perché sono fuori dalla città delle mura. Cerchiamo di limitare le perdite. Ma non li ho limitate perché ho perso completamente un esercito. Perché ovviamente era un assedio, per cui l'esercito lo perdi automaticamente. E non hanno preso Nizza.
Quindi ho perso anche la gente che c'era dentro, immagino. Genova. Sempre parte di Pavia, sì. Vieni qui. E reclutiamo. Cosa devo fare? Tanto 4 slot. Evidentemente sì, perché non ho il. Una volta c'era un agente qua, ma adesso non c'è più. Non so neanche da dove posso reclutarli questi qua. Da un ostello, dov'è che ho un ostello? Ho un ostello, punto di domanda. Qualche parte ce l'ho. Credo che mi sia quasi mai morto un agente in una campagna. Qui non. No, c'era un ostello qui. Costruiamo qualcosa qui prima di dimenticarmi. Orafo. E qua reclutiamo un altro di questi. Ricorrerà fino a qua. E detto questo, purtroppo è data così. Direi che per questa parte è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e al prossimo video. Ciao!